Su questo atto deliberativo vige una questione pregiudiziale avanzata dal gruppo 5 Stelle, precisamente dal consigliere Brambilla. Prego la pregiudiziale. Nomino gli scrutatori, consiglieri, possiamo fare Colella se è d'accordo, Mirra e Brambilla, così no, lei è Troncone, allora è vicino a lei. Matano, Mirra. Colella, in modo che compongono una trasversale, no, sono Nomaleona e sono le pregiudiziali. Allora, nominati gli scrutatori, prego la parola al presidente Brambilla. La pregiudiziale, occorre la pregiudiziale e darne diffusione. Sì. È presente il consigliere Virai, che salutiamo e ne certifichiamo la presenza. Prego, consigliere Brambilla. Grazie Presidente. Tanto che... No, lo deve ricordare Perché non perché rispondendo c'è una palla all'appello, la nel sua presenza è certificata allorquando la dichiariamo. Non c'è dubbio. Sempre una crisi identitaria come l'altra volta, perché deve essere nominato ogni volta perché c'è una falla nel regolamento. Esatto. Sì. Esattamente. Grazie Presidente. Tanto che distribuiscono la pregiudiziale, la introduco in questa maniera. In questa sindacatura abbiamo avuto alcune certezze noi. La prima certezza era l'articolo 37, non me ne vogliano le persone che nominerò, però era per introdurre, diciamo, la pregiudiziale. L'articolo 37 di Agnelli Esposito sul Corso San Giovanni. I question time di Nonno e Moretto. L'intervento di Brambilla è in automatico su ogni delibera. E, come sempre, la pregiudiziale del Movimento 5 Stelle sui debiti fuori bilancio. Non ci potevamo esimere neanche questa volta. È una certezza. Infatti, i debiti dovrebbero rappresentare un'eccezione, Presidente e cari consiglieri e consigliere. Invece, per noi sono una normalità. Questa delibera non viene mai letta da nessuno, viene sempre sottovalutata, come se bastassero i pareri di dirigenti, ragionieri, segretari o revisori per farci stare tranquille. Ma noi consiglieri abbiamo il dovere di vedere cosa non va e cosa ha portato a decine e decine di milioni di debiti fuori bilancio. Allora andiamo a vedere perché abbiamo fatto questa pregiudiziale su questa delibera. Innanzitutto il regolamento dice che solo nei casi di urgenza la Giunta può portare direttamente le sue delibere al dibattito consiliare. In tutti gli altri casi le delibere devono essere inviate al preventivo esame della Commissione. Commissione che, se chiamata a esprimere pareri, ultimato l'esame di ogni argomento, incaricano il Presidente o altro loro membro di riferire all'organo competente per iscritto verbalmente e la minoranza ha la facoltà di nominare un proprio relatore. Il termine a disposizione delle commissioni per pronunciarsi su ogni argomento è 15 giorni. Trascorso tale termine, salvo proroghe, per casi eccezionali, la questione passa all'esame del Consiglio. Ecco, noi in questo caso non abbiamo rispettato quanto disposto dagli articoli 11 e 14 del regolamento in ordine alla disamina di questo atto da parte della commissione consiliare competente. E a voler vedere bene anche l'articolo 15. Perché trasmettere alla Commissione un atto, che è stato, ricordo, trasmesso inizialmente privo di tutti i suoi documenti, per esempio il parere del Collegio dei Revisori, con un CD che non si poteva aprire perché i programmi dei PC del Consigliere Comunale non aprivano il CD che era allegato da parte della dirigenza, e degli allegati costituenti parte integrante, inviandoli solo dopo molto tempo dall'adozione del provvedimento. Tutto questo significa impedire ai consiglieri di poter esaminare l'atto nella sua completezza e quindi non può sostenersi che eventuali sedute, anche da ultimo con la presenza del Collegio dei Revisori, abbiano esaurito il termine sufficiente per consentire a noi consiglieri un appropriato studio degli atti, anche mediante il confronto con le strutture amministrative. E non ci sono nemmeno i motivi d'urgenza, perché sono debiti fuori bilancio dei primi 4 mesi dell'anno. E già dalla documentazione fornita si evince una discrepanza delle somme effettivamente indicate nelle schede rispetto ai debiti da riconoscere. Infatti, se noi andiamo a vedere rispetto all'assestato, c'erano 5 milioni e 7 di differenza in questa delibera di riconoscimento. Ci è stato risposto anche in sede di commissione che tale differenza, anche nel parere dei revisori, è per un mancato accordo di rateizzazione per 5 creditori, per un totale di 5 milioni e 7.
E quindi c'è ancora una differenza, perché 5.705 rispetto alla differenza indicata tra assestato e delibera c'è una differenza. Ma la differenza è ancora più sostanziale se andiamo a vedere l'allegato 1 che avete fornito alla delibera, perché dice i revisori, la quota parte, scusate, non i revisori, gli uffici competenti, la quota parte residua dei debiti da finanziare è 5.004.000, quindi ben lontano dai 5.007.000 indicati in delibera. Diversa da quella indicata nella pagina precedente, ovvero 5.007.000. Gli stessi revisori indicano, come avevamo peraltro indicato noi ai revisori, che c'erano dei debiti, che c'era la scheda, ma non erano nel totale dei debiti da riconoscere, e stiamo parlando di una differenza di 3.300.000 euro. E noi su quello abbiamo un problema, perché c'è una sentenza che dice, e anche la legge dice, in presenza di debiti derivanti da sentenze esecutive, lettera A, in questo caso tra questi 5.700.000 c'è quasi 1.500.000 di sentenza definitiva, lettera A, il TUEL impone all'ente di saldare il debito. In questa ipotesi non si ha alcun margine di discrezionalità, questo dice una sezione regionale controllo della Liguria che ha condannato anche penalmente gli amministratori di un comune. Impone all'ente di saldare il debito. In questa ipotesi non si ha alcun margine di discrezionalità per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito, perché in caso contrario il creditore potrebbe ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggior aggravio per le finanze comunali. Il puntuale obbligatorio riconoscimento del debito può comportare l'emersione di un risultato negativo di amministrazione. Il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono una specifica violazione di una norma regolamentare posta in essere con l'intento esatto e dichiarato di evitare di mettere in difficoltà l'amministrazione. In questo caso il collegio ritiene, nel caso specifico, ritiene astrattamente configurabile il delitto di abuso omissivo in atti d'ufficio, in quanto si è attestata una situazione debitoria difforme da quella reale e quindi sussistono anche gli estremi per configurare in astratto i reati di falso ideologico in atto e di abuso ufficio omissivo. Infine, ma non per ultimo, con riferimento all'ultimo rendiconto, si è avuto modo di osservare che esso riporta erroneamente fra i residui attivi la cifra di 21 milioni concernente un credito verso la Regione Campania, ad oggi ancora privo del titolo giuridico che consenta di definire tale credito certo, liquido ed esigibile, e quindi sicuramente che non imputabile all'anno contabile 2018. Pertanto il rendiconto risulta non in equilibrio ma in disavanzo, dovendo detrarre la somma indicata con le conseguenze previste per legge e per regolamento e i conseguenti disallineamenti per quanto concerne le coperture dei debiti fuori bilancio sia nell'anno 2018 che nell'anno 2019. La violazione sistematica dei termini, oltre ad essere un palese sintomo di disordine gestionale, finisce sostanzialmente per impedire alla Corte dei Conti di effettuare tempestivamente il controllo finanziario, teso a segnalare in tempo le criticità e le irregolarità gestionali, e in quanto tale non può essere considerato virtuoso un bilancio adottato senza rispetto dei termini di adozione degli atti contabili ad essa collegati. Ricordo quando qualcuno, compreso il signor Sindaco, non ci fa mancare la sua battuta sul fatto che noi andiamo spesso alla Corte dei Conti. Guardate che la Corte dei Conti non è punitiva e non fa nessun sentenza, mette soltanto sull'avviso il Comune e cerca di aiutare il Comune a non commettere errori. E quindi noi, andando alla Corte dei Conti, non vogliamo punire il Comune, ma vogliamo aiutarlo. Quindi, se il signor Sindaco, che è un ex magistrato e conosce la legge, dovrebbe smetterla di raccontare la favola che noi andiamo alla Corte dei Conti perché siamo brutti e cattivi e vogliamo punire il Comune, ma è esattamente il contrario, perché vogliamo aiutare l'amministrazione a non commettere più errori che si ripercuotono sui cittadini. Quindi cortesemente ogni parola ha suo tempo e ogni parola ha un peso, le parole che vengono pronunciate in quest'Aula da chiunque. La situazione di grave squilibrio finanziario si palesa in tutta la sua criticità con riferimento ai debiti fuori bilancio, dove si assiste a un pericoloso trend crescente e che ulteriore condizione di disagio nei conti è causato dalle obbligazioni sorte con gli organismi partecipati dell'ente, che per via di un evidente disallineamento fra le rispettive contabilità non rispecchia i reali rapporti di debito credito tra i medesimi intercorrenti, evidenziando ancora che un siffatto approccio rende elevato il rischio di dissimulare la reale esposizione debitoria dell'ente. Diciamo un bilancio, anche un consolidato diversamente vero, non corrispondente al vero, perché se non c'è l'inventario,
Se i debiti e i crediti tra le partecipate sono sbagliati, lo evidenziano sia il ragioniere che i revisori che le carte, e signori, noi continuiamo a leggere delibere sbagliate, debiti fuori bilancio è sbagliata, il consolidato è sbagliato, e quindi noi questa pregiudiziale, ne abbiamo presentata una anche per il consolidato, non ci consente non solo di approcciarci al voto dei debiti fuori bilancio, ma a nessuna delle delibere che oggi sono in votazione. Noi, come dire, sul debiti fuori bilancio, e noi li stiamo riconoscendo oggi, mi pare di guardare il calendario del 25 novembre, i debiti sono fino a aprile, è alla faccia del tempestivo riconoscimento. E chi paga gli interessi? Chi paga gli interessi? Di chi è la responsabilità in capo a funzionari, amministratori? Chi controlla? Non ci avete mai risposto. I revisori dei conti non possono continuare a fare osservazioni sia sui debiti fuori bilancio, sia sul consolidato, senza indicare tempi, modalità certi per l'accertamento di eventuali responsabilità e senza indicare quali sono le azioni correttive che il Comune deve mettere in campo per non saltare in aria. Non ho mai visto in 3 anni e mezzo da parte dei revisori, dopo aver scritto nelle osservazioni manca questo, manca quest'altro, manca quest'altro, devono indicare al Comune entro quanto tempo devono mettersi a posto. Dire entro 6 mesi mi devi fare l'inventario, entro 3 mesi mi devi fare una riallineamento tra le situazioni debitoria e creditoria delle tue partecipate. Qui non si vuole fare una caccia alle streghe, ma capire perché e chi continua a creare danni al Comune e quindi a tutti noi cittadini. Se chi doveva accertare prima di adottare provvedimenti di spesa avrebbe dovuto verificare la copertura di tale spesa e non l'ha fatto, che succede? I revisori continuano a scriverci la stessa ramanzina per 3 anni e mezzo, che ci dovrebbe essere una verifica da parte di, ma non c'è mai nessuna verifica. Noi onestamente ci siamo sempre letti tutti i debiti fuori bilancio e tutte le schede, perché è molto istruttiva a riguardo del fallimento di una gestione amministrativa. Ci sarebbe piaciuto entrare nel dettaglio, ma ripeto, se davanti a delle pregiudiziali, poi anche quella sul consolidato, perché anche il consolidato non si può accostare, perché se c'è un falso in bilancio nel rendiconto che si ripercuote sul consolidato, è chiaro che prendendo spunto dal rendiconto il consolidato già parte sbagliato in partenza. Mi sarebbe piaciuto, vi cito due cose, tre cose, che sembra che facciano ridere, magari ci divertiamo anche, però sono tragiche nella loro comicità. La prima non fa tanto ridere, sono 660.000 euro per un risarcimento da illecito contrattuale, con 50.000 euro di interesse e 22.000 euro di spese legali. 660.000 euro. Io come consigliere comunale, ma soprattutto come cittadino, farei una domanda agli altri colleghi, soprattutto della maggioranza. Ma a voi consiglieri non viene la curiosità di capire cos'è successo? Non viene la curiosità di capire perché io sto pagando 660.000 euro a una società per un illecito contrattuale commesso dal Comune? A me verrebbe, visto che non abbiamo soldi neanche per piangere e buttiamo 660.000 euro a una società per illecito contrattuale. Ma non c'è data la possibilità di capire, perché nella scheda c'è riferimento a un'ordinanza del Tribunale, che io per averla devo fare un accesso agli atti passando dal Presidente Fucito, che deve fare inoltrare domande in carta bollata all'Avvocatura, perché abbiamo un regolamento dell'Avvocatura che prevede che io passi per Fucito, e loro magari non ci rispondono nemmeno, ci rispondono dopo 2 mesi, per avere copia dell'ordinanza del Tribunale o della sentenza. Noi l'abbiamo chiesto in passato, ci è arrivata magari dopo la discussione dei debiti fuori bilancio in aula. Poi abbiamo 50.000 euro, qui si fa un po' la battuta, però dopo la battuta arriviamo alla parte seria, per la Top Store con avvocato Pilato. Ora, a me sembrava una barzelletta, perché questo debito riguarda la fornitura per l'igiene del personale dipendente dell'ente. Voi sapete che noi non abbiamo sapone, carta igienica né nulla, ce lo portiamo da casa, e l'avvocato è Pilato. Quindi probabilmente in questo caso non se ne è lavato le mani, perché non aveva
la fornitura di materiale ha dovuto fare il debito fuori bilancio e purtroppo per noi ci siamo beccati 35.000 euro di interessi, 35.000 euro di interessi. Dottoressa Barbati e dirigenti del servizio Consiglio Comunale, Dipartimento del Consiglio Comunale, noi mi pare che abbiamo stanziato 40.000 euro diviso 20.000 euro per materiale d'uso e consumo. Per tutto i gruppi e per il Dipartimento noi di Via Verdi. Ecco, qua ce n'erano 33.000, al doppio, bastava andare a chiedere all'avvocato Pilato di non fare causa e bastava pagare prima questo fornitore e quei 33.000 euro di interessi ci saremmo pagati due volte, due anni di fornitura di carta igienica a sapone per Via Verdi. Poi ho saputo che noi abbiamo 135.000 euro, sto per chiudere, per i cimiteri, la ditta si chiama Edil Vispin. Ci abbiamo anche i vispi nei cimiteri e uno si ride, però poi parlando seriamente, perché io devo pagare 135.000 euro senza sapere perché? Perché non c'è nessun dettaglio del perché io debba pagare questa cifra. Ho 700.000 euro di strade, grandi reti, le buche. Tutte le municipalità, centinaia di mila euro ogni municipalità, tutte le buche. 1.700.000 per la cavità di Via Nicolardi date a una famiglia, per compensi attività professionali e spese di giudizio. 500.000 euro di risarcimento danni a un condominio. Ma quanto costava fare la manutenzione alle fogne per evitare 500.000 euro di danni per un condominio singolo? Soliti oneri condominiali, manutenzione, tutti interessi, vedendo i creditori sono mancati. Di che vogliamo parlare? Se lei sta entrando nel merito. No, però, io dico, questi sono i motivi per i quali noi, onestamente, davanti a, e li ho elencati i problemi che non ci possono far accostare né a questa delibera né al consolidato né alle altre delibere, voi avete preso una strada oggi per la quale avete fatto una convocazione d'urgenza. Sui debiti fuori bilancio non c'è l'urgenza, sul consolidato abbiamo scoperto che c'è l'urgenza, l'altro giorno la data del 26 non c'era mai stata indicata. Su una delibera, la 540, ci è arrivato venerdì sera alle 7, stamattina l'abbiamo letto, un allegato. Sì, e beh, io parlo. L'amministrazione non c'è mai. Stiamo parlando ai fiori? No, ma io c'è il vice sindaco, c'è l'assessore, sono due persone presenti. Sì, infatti, ma questo è il rispetto dell'aula di questa amministrazione, non c'è nessuno per parlare di cose importanti. E questo è il problema, che voi utilizzate l'arma del ricatto di queste delibere contro l'opposizione per dire se non si votano questi atti non possiamo assumere, se non si votano questi atti non volete bene la città. Questa cosa è inaccettabile, indecorosa e vergognosa quella che state facendo. Non c'è uno solo di questi atti che è stato discusso nelle commissioni, non c'è un solo atto dai debiti fuori bilancio fino al consolidato che è stato discusso seriamente nelle commissioni. Ancora oggi voi ci date la mattina degli allegati a una delibera come se noi fossimo degli stupidi che si devono venire qua, alzare la mano e ratificare le vostre decisioni. Avete modificato 10 volte il piano strategico città metropolitana, già con le due delibere e con la terza avete modificato altri 5 progetti. Avete modificato il DUP. Voi avete scritto per 4-5 cose, invece non è vero, sono 70-80 voci modificate. Quando mai ne avete discusso con l'opposizione nelle commissioni? Mai, mai. Voi venite oggi a imporre scelte della maggioranza che fate finta di condividere e dite se non le votate è colpa vostra. Noi non ci stiamo a questa cosa e ve lo diciamo fin d'ora che noi non parteciperemo alla seduta di oggi, perché sarebbe assurdo partecipare senza aver potuto discutere preventivamente di scelte fondamentali per lavori pubblici in questa città, strategici per questa città. Ve li siete scelti, cantati da soli. Il consolidato era da fare entro il 30 settembre, arrivate a novembre, e ci dite il giorno prima della scadenza che è l'urgenza e se non lo votiamo siamo brutti e cattivi perché non vogliamo far assumere le persone. Sapete che è falsa questa cosa, sapete che è falsa, perché in 3 anni potevate fare un piano di assunzione del personale, prevedeva 604 persone dalle graduatorie, non l'avete perseguito, avete modificato la vostra scelta, la pianta organica prevedeva quel tipo di persone, non l'avete finito quel
piante organiche siete passati ad altre scelte, mai, mai coinvolgendo le opposizioni in nessuna commissione, mai coinvolgendo le opposizioni in una discussione di aula. Cosa volete? Che noi siamo qua a fare le statuine, a tirar sulla mano su 4-5 delibere che avete fatto tutto voi? Noi non ci stiamo, per cui io anticipo che il gruppo del Movimento 5 Stelle non parteciperà alla seduta odierna, metteremo ovviamente ai voti questa pregiudiziale, chiederemo l'appello nominale, ma è chiaro che non c'è la possibilità di discutere un solo atto. Grazie.